artisti che sono rimasti veramente nel cuore di questa città. Questa è la decima edizione, quindi sono passati veramente tanti. E io non ho mai visto una tua esibizione prima di quest'anno. Ho sollecitato tantissimo loro per farti tornare, perché ti ho sempre solo seguito sul web, ti ho visto dalla Germania, Dubai, Giappone, ti ho visto in tutto il mondo, però veramente sei rimasto nel cuore dei fossanesi. E quindi ci tenevo a raccoglierti, questa è la Sala Rossa dove c'è un po' la storia della nostra città, dalla costruzione delle chiese, laggiù abbiamo il giorno della liberazione, il passaggio ahimè delle truppe francesi, qua è quando il duca Emanuele Filiberto ha dichiarato la città libera, e qua le battaglie di indipendenza con il castello. In sintesi, qua c'è la sintesi della nostra città. È una piccola città, ma se io avessi una nona porta sopra ci disegnerei il carcaccio, perché sei veramente entrato nel cuore di tutti noi. E quindi ci tenevo a farti un piccolo omaggio, ma che è un omaggio di amicizia. E nel mio ruolo di sindaco tu dirigi il traffico, e quindi quello che io ti ho visto fare è una cosa altamente illegale. E non so quanti sindaci ti abbiano dato come riconoscimento, che è dedicato al miglior vigile urbano, il miglior polizia municipale, autorizzato. Quindi da adesso tu sei autorizzato a dirigere il traffico fossanese quando vuoi, come vuoi, nei limiti consentiti dalla legge del Carcoccia, che diventa la legge vigente per le rotonde fossanesi, soprattutto perché, come ti ho scritto, tu riesci a dirigere il traffico, che è quello più importante, che è il traffico della fantasia, il traffico della passione e della positività. Ed è per quello che rimarrai e sei sempre nel cuore della città di Fossano, perché nosotros amamos al Carcoccia. Il cartello del sindaco, e questo non ti esime da andare in carcere, ma almeno c'è quindi benvenuto, questo è il tuo attestato di vigile urbano. Questo è un libro su Fossano, è un libro fotografico ma anche raccontato, e qua ci trovi una delle tre autrici. È un libro veramente recente e spero che così ti puoi ricordare di Fossano. Però il vantaggio è che questo non finisce velocemente, invece questo finisce velocemente perché te lo puoi mangiare. E quindi sono dei dolci fossanesi, ci sono sia il biscotto che un'altra scatola di dolci. E perché di verità non sa se regalare un montone di dulcura, parlo sotto storia, cosa mi pare lo minimo, questo è per agradecerti della dulcura. Esto por las imágenes que espero que te lleves adentro de tu corazón, y la otra es una autorización que vale en todo el mundo para dirigir el tráfico. No vale nada, pero puedes usarlo. Muchas gracias de verdad. Y también puedes hacer un discurso